Oh mio Dio! No, 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 no! No, 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 no! Siamo in un mondo dove ci può essere Sirenead. Per chi non lo sapesse, Sirenead è un mostro orribile. È un mostro con delle gambe lunghissime, con una testa da sirena enorme. E io sono dentro un villaggio perché secondo me siamo al più protetto qua. Ecco, tipo prendiamo il letto perché potrebbe tornarci utili durante la notte. Iniziamo a costruirci una casa perché è pericoloso purtroppo qua la notte. Ovviamente prendiamo tutte le risorse, perché abbiamo bisogno di cibo, di anche cose per recuperare la vita. Ecco, armatura magari sarebbe utile. Ecco, già il carbone non è male, devo dirvi. Io mi sto allontanando un po' dal villaggio perché vorrei trovare una caverna, no? Qua c'è una caverna, mi sa, forse. Perché appunto abbiamo bisogno di ferro. Cioè l'armatura di ferro ci può salvare la vita in questi casi, ragazzi, perché Sirenead può essere veramente pericoloso. E poi dobbiamo subito iniziare, subito dopo che abbiamo trovato il ferro, dobbiamo iniziare a prendere tantissimo legno. Cioè, no, non tantissimo, un pochino di legno per farci una casa. Ecco, tipo questo creeper ha distrutto tutto. Per fortuna questa caverna è pure illuminata molto, molto bella questa cavernona. Peraltro questi frutti si possono pure mangiare e recuperare vita, quindi ottimo, anche perché avevamo bisogno di cibo. Quindi io direi di pigliarli. Ecco, questa potrebbe essere la nostra farm, ricordiamoci che sta qua. E nel caso ne abbiamo bisogno. Questi posti sono veramente inquietanti comunque. Veramente bellissimi, ma inquietanti allo stesso tempo. Oh, del ferro, buono. Ho visto qualcosa lì, ma in realtà sono tutte le foglie che si muovono. Dannazione, le foglie, le odio. Perché adesso mi hanno fatto credere che c'era Sirenead. Però ragazzi, non, in teoria Sirenead si sente che fa Nino, Nino, Nino. Fa così, vi giuro, è inquietantissimo. Eccoci, infatti sta pure diventando notte. Abbiamo trovato solo 2 di ferro in un giorno intero? Dai, dai, ti prego, dammi un po' di ferro. Non posso, 2 di ferro, cacchio mi faccio una spada? Sul serio? Non c'è niente, poi le caverne non c'è niente. Ma sapete cosa possiamo fare? Una cosa ancora più utile, in teoria. Oh, altro ferro, vedete? E andando in giro per le montagne si possono trovare le cose. Se avete sentito rumori, fate finta di niente. Sono, cioè, cose strane. Però, qui possiamo costruirci la nostra casa sopra il cucuzzo della montagna, perché lì possiamo osservare meglio tutte le cose. Infatti è tutto notte qua. E certo, osservare con la luce sarebbe meglio, però, eccoci. Eccoci, si vede più niente. Bene, bene, allora, ok, mettiamo questo qua sotto e facciamoci un'ascia. E perché l'ascia, Dunis? Perché adesso prendiamo tutti gli alberi per farci una casetta piccola piccola. Maialino, tu sei utile. Ma qua c'è una casa. Ma sbaglio? O lì gli alberi non ci sono mica? Cioè tipo le foglie, scusate. E si sente pure un rumore strano? No, raga, mi sa che c'è qualcuno, Si sentono strani rumori. Potremmo modificare questa casa e renderla una torre. Però adesso sono curioso di andare a vedere che cacchio c'è là, perché lì non ci sono le foglie. Oh!
Sto sentendo il suo rumore. Sta dicendo? Secondo me sta su quell'isola lì, ragazzi. È da lì che arriva il suono. Oddio. E allora dobbiamo andare, ragazzi. Devo andare a vedere che cacchio c'è. Allora prepariamoci, perché secondo me, ripeto, sta là Sirenead. Quindi direi di fare qualcosa. Ora qualsiasi suono sento mi fermerò e parlerò. Cioè tipo parlerò malissimo perché sento cose e quindi dico oddio, magari è lui, ma invece magari non è lui. Allora, Allora, di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di una barca sicuramente per andare in mare. E io direi basta, solo una barca, che cacchio ce ne frega di altro. Cioè, nel senso, potrebbe servirci più cose, tipo altro ferro, una spada magari in ferro per difenderci meglio, queste cose qua. Ma non credo proprio che ci serviranno. Cioè, nel senso, sì, ci servirebbero, ma non ci servirebbero allo stesso tempo. Se non avete capito è perfettamente normale. Allora, aia, eccoci. Non volevo cadere e invece sono caduto. Allora c'è il creeper qua che rompe le scatole. Quando mai? No. No, eccoci. Mannaggia lui. Vabbè, dai, non ha fatto niente di che. Allora andiamo. Oh, che spavento. Andando da questa parte in teoria dovrebbe stare appunto qua. Ah, c'è una pecora. No, non ti faccio niente, aspetta. Ho il cibo? Ho il cibo, sì. Ecco, dovremmo farci altro cibo per recuperare vita. Allora facciamo così. Mettiamoci delle fornaci e... Ma... Da dove cacchio arriva quell'ululato? Da sempre da quell'isola lì. Ma cos'è quell'isola? È maledetta, palesemente. Aspetta, adesso ci sono altre tre di queste cose. E andiamo. Sta diventando notte. Il tempo peggiore per andare, ma ok. Eccolo. Sentite, è lui. Ah, eccolo. Questo è Sirenead. Oh mio Dio. No. Oh mio Dio. C'è un ragno. No. No, aspetta, mi sa. No. Pensavo non potesse nuotare. Porca vacca. Ah, proteggimi tu. Cosa diavolo? Oh mio Dio, ragazzi. Mi sono preso 10 infarti in 2 secondi. È orribile quella cosa. Sirenead, avete capito quindi chi è? Allora, molti di voi sicuramente lo conosceranno già. O forse alcuni, non so quanti. Scrivetemi se lo conoscete già nei commenti, ragazzi. Ma per chi non lo conosce, perché ci sono anche nuove persone che magari non lo conoscono. Ragazzi, è questa entità, questa creatura con la testa da sirena. Orribile. Che... è stata peraltro avvistata proprio nella vita reale, ma letteralmente, raga, ci sono un sacco di foto di cose nella vita reale. E adesso ce l'abbiamo anche qua in Minecraft, con una nuova mod. Ma questo è incredibile, è assurdo. Poi è scomparso, dove è andato? Io non so se andare di nuovo in quell'isola lì, io vorrei andarci, raga. Allora, so che mi metto in pericolo di nuovo, però che te devo dire? Cioè, io voglio vedere le cose, raga, cioè... Andiamo da questa parte. Per fortuna che almeno è un pochettino illuminata questa barca qua. Almeno. Mio Dio, che brutto che è stato. Allora, togliamo di mezzo sti zombie. Andiamo a capire perché è spawnato proprio qua. Oh, che spavento. Pensavo che quello fosse Cartoon Cat. Ci manca solo Cartoon Cat, ragazzi. È un gatto sorridente... con le gambe lunghe, orribile, bruttissimo. Sempre dello stesso tizio che l'ha avvistata. Oddio. No, brutto lo scheletro. Schifo, aiuto. Dai, non posso morire per lo scheletro. Non sono morto per Sirenead. Ti pare che muoio per lo scheletro adesso? L'unica cosa strana sono questi tronchi che sono
diciamo, nati in questo modo, che sono cresciuti in questo modo senza foglie, ma è stranissimo, perché è come se qualcuno le avesse tolte. Vedete che qua, ad esempio, vabbè, aspetta, che c'è sto ragno di... Madonna mia. Direi un sacco di parolacce, ma non lo dico per rispetto, guardate, perché... Ah, che fastidio, guarda i ragni e tutte le cose di Minecraft. Voi non avete idea di quanto mi fanno arrabbiare, raga, ma autenticamente. Allora, dicevo, ci sono queste foglie che, se vedete, si sono state praticamente rimosse, ma cioè, ci sono, sono rimaste... diciamo da questo lato, ma poi da questo altro lato sono tutte state tolte, evidentemente, quindi qualcuno le ha tolte, qualcuno. Vabbè, ora che ho parlato in questo modo abbastanza pietoso, e non so, cioè, non ne ho azzeccata una parola, una parola ho azzeccato, zero, proprio zero. No, no, corcacchio, non era qua che dovevo andare da quella parte, devo andare a casa mia. Eccoci, no, questi sono i creeper brutti, però dico, devo andare lì sopra, perché lì sopra è casa mia, eccoci. E basta, che pizza, posso uscire da qua, da questo lago del cacchio? Ok. Ok, adesso possiamo salire, Dio. Allora, c'è lo scheletro che mi fa arrabbiare, ragazzi. C'è lo scheletro che mi fa arrabbiare, ok? Dico solo questo, ok, allora. Eccoci, ho visto di nuovo uno scheletro, ma è solo la mia immaginazione in questo momento. Saliamo, ma ragazzi, cioè, voi dite, ma lo fa apposta per far, per far ridere? No, 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 queste cose mi fanno veramente arrabbiare, cioè, gli scheletri, i mob su Minecraft, io non li sopporto, cioè, li odio, ma credo che l'abbiamo fatto apposta, proprio per dar fastidio, guardalo, mio Dio, quanto fastidio che dà, quanto fastidio, proprio perché poi, cioè, si sposta, fanno così, cioè, rompono le scatole. Ma tantissimo. C'è questo maiale che va a mezza vita. Avete visto? Questo è strano, eh. Vabbè. Comunque, allora, siamo qua. Via questa terra del cacchio. Ok, mettiamo tutta questa terra qua. Allora, qua abbiamo tutta la crafting table. Cioè, scusate, la cobblestone. Peraltro vorrei vedere da qua sotto se si vede bene. Si vede bene, perfetto. Volevo capire se era almeno esteticamente carina questa cosa oppure no. Però devo dirvi che abbastanza carina lo è. Io l'entrata di questa torre vorrei farla qua. E voi dite, ma Dunis, che te frega dell'entrata della torre adesso? Ragazzi, a me interessa proprio perché vorrei che questa torre fosse una torre di avvistamento di Sirenead. Appunto perché se noi andiamo sopra, in più alto, riusciamo ad avvistarlo meglio comunque, no? Ok, adesso abbiamo una nostra piccola piattaformina. Allora, come facciamo però adesso a far qualcosa di più... cioè, capito, di più sicuro, cioè nel senso non deve essere aperta questa piattaforma, ovviamente deve essere una sorta di casa, però che ricopre tutto quanto bene in modo sicuro, no? Che se almeno ci arriva una freccia non ci ammazza, capito? A parte che non dovrebbe, in teoria, anche se in realtà ci sono zombie, cioè tipo, vabbè, creeper, scheletri qua sotto che sono orribilmente brutti. Sto sentendo di nuovo un altro rumore, non vorrei che ci sia di nuovo Sirenead del cacchio. Per carità di Dio, basta, Sirenead, basta. Sentite. Mica è spawnato da quella parte adesso. Vai, io me l'aspetterei tutto da quel pazzo che non è altro. Che so che è qua in giro a spiarmi, ragazzi. Sì? Ah, oddio, pensavo che quella fosse carne sui muri. Allora, in teoria qua siamo al protetto, siamo in casa. Cos'è? Oh, regà. No, non di nuovo. Oddio, è da quella parte. Io non lo vedo però. Dov'è? Quella sirena maledetta. Accidenti. Quanto la odio. Cosa vuole da noi? Accidenti, quanto... Perché tutti questi mostri devono essere così malvagi? Cosa gli abbiamo fatto noi? Niente, ah, guarda questo scheletro. Allora, se potessi denunciare questa sirena maledetta, ma purtroppo siamo su Minecraft e non c'è... Madonna che brutta sta casa. Mi sa che dovevo pensare... Cioè, è bruttina, cioè... Però, se ci pensate, ricorda un po' la testa da sirena. Ora che ci penso. Quelle... Allora, è che non mi aspettavo che facesse così cagare. Senza offesa per la mia casa, però, insomma, è un po' bruttina. Vabbè, però, nel senso, non c'è niente di male. All'interno non è male, secondo me, no? Cioè, più o meno, nel senso, poi rompe le scatole che ci sono ste cose di mezzo. Però dai, diciamo che comunque c'è una buona vista, comunque, no?
Guardate lì sopra che c'è un albero. Lo so, sei interessante. Ah, accidenti. Non siamo in un episodio di costruzioni, ma sapete com'è? Anche l'occhio, secondo me, vuole la sua parte. E poi, mentre aspettiamo Siren e Ad, comunque facciamo questa cosa, no? Adesso arriva un creeper e... Eccoci. Lo sapevo. Porco due, oh! Ah, c'è il creep, i due creeper. No! No, no, non puoi dirmi che stavo quasi per morire perché dei creeper mi hanno buttato 20 km in aria, cioè non è possibile. Qual è la sirena? Sta suonando! Sta suonando! Sentite? Cosa diavolo sta suonando? È come se cantasse. Lui che sta togliendo le foglie, vedete? Ve l'ho detto io, c'entrava lui. Guardate. È lì che sta camminando, noi non riusciamo a vederlo perché non siamo abbastanza vicini. Non sta caricando, ma raga, io vi garantisco che è lì. Oddio, che paura, ho paura. No, allora, cioè la verità, ragazzi, è che io ora ho paura di andare. Anche perché l'ultima volta è stato davvero traumatizzante aver visto quella roba là bruttissima. Di nuovo? È di nuovo lui. Mi vuole proprio attirare. Oppure sta venendo qua vicino? Spero di no. Però allora, la torre fa comunque un po' schifo, però non così tanto come prima. Possiamo dire più o meno così. Ora sembra quasi un po' di più una torre d'avvistamento, dai. Circa. Allora, però qua io volevo anche metterci delle porte, proprio perché evitiamo magari di morirci. Ecco, andiamo sopra, facciamo immediatamente delle torce. Regà, poi sta diventando pure notte. Cioè, mi sa, quindi ogni volta che noi andiamo a vedere Sirenead, mi sa che andremo a vederlo sempre di notte, purtroppo. Però allora facciamo così. Ok. E ci sono tre porte che possiamo utilizzare. Ora, mettiamo ovviamente sempre anche le torce qua, così e così, ok, così almeno abbiamo tutto illuminato, ok. E, boh, in teoria, ah, aspè però, aspè, 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 mettiamocele anche dentro casa, ragazzi, sennò qua veramente spawna il tutto di più. Quindi evitiamo che questa cosa diventi uno spawner di mostri, magari. Mettiamoci anche qua, che cacchio mene, tutto quanto qua, perfetto. E ora la nostra casa è super iper luminosa. Così, 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 perfetto. Ora casa nostra è super luminosa. Eppure il tramonto, quindi. Facciamoci giusto, giusto una cassa in modo che possiamo mettere le cose inutili dentro questa cassa. No, il legno ovviamente ci serve. Magari ce lo mettiamo proprio da questa parte. E il sapling non ci serve assolutamente niente. Bene. Ed è notte. E ora voi direte, vabbè Dunis, puoi dormire, qual è il problema? Ma che avventura sarebbe, che avventura horror sarebbe se noi andiamo di notte? Cioè di giorno? No, dobbiamo andare di notte, perché un'avventura horror è di notte, no ragazzi? Quindi, prendiamo le nostre cose in spalla, mo' che non si vede niente, così almeno potete di non vedere niente. Ci cagheremo addosso di nuovo, mi sa, perché c'è Sirenead palesemente. Quindi lui sappiamo già che ci inseguirà, bla bla bla. Però voglio vederlo, voglio capire che cacchio fa sto tizio qua. Scemo, ok? Perché è scemo Sirenead. Cioè non scemo nel senso che è stupido, ma è scemo nel senso che mi vuole uccidere. Oh, vabbè, i zombie che cacchio... Dai, ecco, dovevo andare di giorno, lo sapevo. È scemo io invece, guarda, scemo io, però proprio nel senso stupido in questo momento. Oh, cioè, potevo comportarmi in modo più intelligente, andare a dormire, così almeno non c'erano gli zombie. Potevo vedere direttamente Sirenead. Però, boh, cioè, non c'è quell'aria di mistero di giorno, o no? Cioè, è solo una mia impressione. Scrivetemi nei commenti se preferite la notte oppure il giorno, perché di solito queste cose ci sono di giorno, ovviamente. Però, allora, qui c'è Sirenead perché non ci sono più le foglie. Ha camminato verso tutto questa cosa. Oddio. Oddio, 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 oddio. Bene, grande così, vai così. Ecco, adesso arriva lui, mi ammazza palesemente. Però vedete, non c'è. È tranquillo. Oh, no, invece si sente camminare. Regà? Si sente camminare palesemente. Però posso... Madonna, quanto fastidio mi danno sti creeper di merda. Scusa, vabbè.
Ve l'ho detto che io mi arrabbio per le cose, per i creeper in Minecraft, ragazzi, per tutte le cose. Dove cacchio è sto Sirenead? Mi fa più ancora più paura il fatto che non ci sia, non si veda, si sente, sono i passi. Tuk, tuk, sta camminando. Sta camminando. Ah, si vede la nostra torre d'avvistamento, vedete ragazzi? È utile. È palesemente da questa parte, raga. È palesemente da questa parte. Ha fatto il verso di un gatto. Ci sta tirando. Guardatelo lì. Oddio mio, che brutto che è. Io adesso... No, no, no. No, mi sta rincorrendo. Porca puzzona, porca puzzona. No, 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 tu non mi prenderai, tu non mi prenderai. Ah. Ah. No. Riga, 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 riga. C'è l'acqua qua, ci impedirà di andare velocemente. No, no, ti prego. Vai, velocemente. Scappa. Siamo dentro qua. No, 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 ti prego, ti prego, ti prego. Come cacchio ci siamo finiti qua dentro? Come cacchio ci siamo finiti qua dentro? È stata l'avventura più orribile della mia vita. Ti prego, vai via, vai via. Non sto vedendo niente lì fuori. Non sto vedendo niente lì fuori. Allora, il mio cuore, ti giuro, sta esplodendo. Allora, che paura. Ok, allora, mangiamo. Mangiamo, ok. Recuperiamo vita, bene. Adesso, no, è qua per caso? Cioè, tu, voi non vedete, ma io sono rinchiuso dentro un blocco 1-1. Ma qua non c'è? Cacchio, è finito. Io ho paura che se esco qui fuori me lo ritrovo proprio davanti e mi ammazza, eh. È stato veramente, veramente ansiogeno, ragazzi. Non lo vedo da questa parte, quindi direi che potremmo uscire. Cioè, ci siamo fatti praticamente un altro buco perché siamo finiti dove non dovevamo finire. Però vabbè, allora andiamo immediatamente sopra nella nostra torre d'avvistamento. Mio Dio, raga, ci stava per prendere. Ci stava per prendere e mancava un centimetro ed era lì, con le mani, pronto a prendermi. Pronto a prendermi. Io adesso mi sto immaginando tipo i suoi passi, li sto sentendo tipo nella mia testa che riecheggiano. Cioè che si sentono di nuovo. Andiamo sopra, entriamo in casa, ragazzi, vi giuro. Cioè, mi stanno tremando le gambe, ma nella vita reale. Che ho paura. Allora, finita? Non c'è Sirene, è scomparso. Questo mondo è maledettamente inquietante, ragazzi. Ve giuro. Allora, stiamo attenti a quei cacchio di alberi senza foglie. Perché lì vuol dire che da quelle parti è sicuramente passato Sirenead. Brutto. Bene, raga, allora, noi l'abbiamo visto. È stato veramente orribile. È stato veramente inquietantissimo. Io spero proprio che questi tipi di video vi piacciano in questo modo. E soprattutto ricordatevi, per favore, di lasciare un sacco di like e di iscrivervi al mio canale, perché noi siamo i cacciatori del mistero e insieme cacciamo tutti i misteri, tutti i segreti che ci sono. Io ogni volta dico misteri quando dovrei dire segreti, ma sono abbastanza sinonimi, quindi... Pazienza e al prossimo video.